SSTista, risolve il tuo problema. Ciao amici, vi volevo far conoscere la mia coniglietta Neve, puzzona puzzona piccola puffosa, che c'ha un mese di tempo. Quanto è bella. E nell'occasione vi volevo preannunciare che sto rifacendo il sito nuovo, dove ho aperto anche un blog. Questo blog lo dedico proprio a voi perché per tutte le persone che desiderano prendersi cura di sé con le proprie mani, con il fai da te o con prodotti di cucina o con prodotti professionali della mia linea. Quindi io ci sono anche da lontano, sarò la vostra guru dell'estetica o per meglio la vostra assistente, non mi guardate così, mi fai ridere. Per questo incontro mi sono messa l'alloro, il cerchiettino d'oro, carino, molto natalizio. La vostra personale immagine di bellezza, ok? Per il benessere del corpo e dello spirito, perché quando uno sta bene con se stessa a livello estetico, sta bene anche con gli altri. E sa bene anche, è bello stare bene sia fuori che dentro. Diciamo che rispecchia un po' l'anima. Quando uno sta bene fuori, sta bene anche dentro. Neve, vieni qui! Puzzona! Quindi, cara amica, il blog è aperto proprio per questo, per comunicare, per soccorrere, perché SOSSDista risolve il tuo problema, sempre. E perché mi mandate le vostre difficoltà, i vostri dubbi, le vostre incertezze, e tutto ciò che riguarda l'estetica, per come e perché cercherò di soccorrere in vostro aiuto. Quindi il blog serve per questo, mandatemi le mail, mandatemi tanti messaggi, perché io ora ci sono. E con l'occasione andiamo che vi voglio proprio dedicare una bella letterina. Andiamo sotto l'albero. Vieni Simone. Una bella letterina di Natale. Una bella letterina di Natale, tu stai qui fermo. Allora, amici. Ti metti giù Simone. A te che sei speciale. A chi ama dormire ma si sveglia sempre di buon umore, a chi saluta ancora con un bacio, a chi lavora molto e si diverte di più, a chi va in fretta in auto ma non suona ai semafori, a chi arriva in ritardo ma non cerca scuse, a chi spegne la televisione per fare due chiacchiere, a chi è felice il doppio quando fa metà. A chi si alza presto per aiutare un amico, a chi ha l'entusiasmo di un bambino e pensieri da uomo, a chi vede nero solo quando è buio, a chi non aspetta il Natale per essere migliore. E in occasione per voi, proprio per non andare fuori tema, consigli per donne che non si piacciono. Considerare la bellezza come obiettivo, raggiungibile da tutti. Ciascuno è unico. E spesso sono proprio i difetti a rendere una persona attraente, particolare, speciale e difficile da dimenticare. Meritiamo tutti di essere felici. Quindi non avere paura a mostrare proprio ciò che imbarazza, mettendo in risalto e val a valorizzare caratteristiche o come cambiare look, pettinatura, abiti, colori, mettere l'eleganza, il fascino, l'intelligenza e perché no, anche un po' una buona dose di umorismo. Quindi amici, io vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo, io ci sono e vi seguirò anche da lontano. Sarò sempre la vostra consulente d'immagine. Con amore, Susanna. Allora amici miei, ci vediamo sul mio sito e sul mio blog www.sssista.it.